Siamo con Antonella Pepe, segretario regionale Giovani Democratici. Antonella, tanti i ragazzi presenti all'incontro di questo pomeriggio al Viva Hotel, incontro organizzato per avvicinare appunto i ragazzi alla politica. Cosa si aspettano i ragazzi dai candidati del Partito Democratico? Noi ci aspettiamo il cambiamento. Questa volta non è soltanto il tempo di governare, questa volta è il momento di cambiare il paese. Noi, a differenza di quanto si dice, i giovani sono coloro che maggiormente protestano, sono arrabbiati, una politica che non ci piace, ma che questa volta sono convinti di voler dare anche un voto di prospettiva, soprattutto quelli che vanno per la prima volta al voto. Noi sosterremo con forza il Partito Democratico, l'organizzazione giovanile è impegnata in tutta la regione Campania e non solo, ma anche a livello nazionale, per cercare di far vivere e vivere con grande entusiasmo questa campagna elettorale, che noi oggi sentiamo la battaglia anche elettorale per la nostra generazione. Ci hanno raccontato che il merito avrebbe risolto qualunque problema, ci hanno raccontato che dovevamo contrapporci ai nostri genitori per i diritti, ci hanno raccontato insomma una serie di bugie colossali. La mia generazione invece adesso ha capito che il tempo del cambiamento è arrivato, che non c'è possibilità alcuna di cambiamento se non ci mettiamo noi prima di tutto in discussione. Abbiamo la forza e la necessità di riprenderci il presente, non essere considerati semplicemente il futuro. Questa è la nostra idea del Partito Democratico e questa è l'idea che noi porteremo in Parlamento con tutti i nostri eletti. In particolare mi onora stare qui ad Avellino, dove l'organizzazione giovanile è riuscita anche ad eleggere una ragazza come Valentina Paris, che viene da un percorso di organizzazione giovanile, proprio a dimostrazione che a vincere non sono soltanto i personalismi o le personalità, ma sono i grandi collettivi e le grandi organizzazioni, cioè la volontà di costruire insieme. Ed è questo che ci ha dato la forza oggi di avere tanti giovani in Parlamento, che sicuramente verranno eletti, e che ci darà la forza per costruire un'Italia migliore, che sia più accogliente, più capace di dare futuro e soprattutto che restituisca agli italiani non promesse, ma qualcosa di molto più importante, che è la speranza. Tu parlavi di una rabbia che i ragazzi hanno dentro e che è giunto il momento che caccino, una rabbia che anche diciamo di cui si è parlato durante l'incontro e che però deve, appunto secondo i candidati del PD, deve evitare di portare poi voti al personaggio che rappresenta al momento l'antipolitica, ovvero Grillo. Quali sono le posizioni dei Giovani Democratici rispetto all'atteggiamento del candidato al Movimento 5 Stelle? Non solo le nostre considerazioni, noi abbiamo dato prova di cambiarla davvero la politica. Noi in Campania abbiamo fatto una raccolta firme, raccogliendo migliaia di firme per richiedere le primarie per i parlamentari qualora non fosse stata cambiata, così come è avvenuto, la legge elettorale. Siamo stati presenti in tutti gli incontri, abbiamo portato avanti i nostri contributi in termini anche programmatici. Pensiamo che non possa esistere oggi solo un voto di protesta e soprattutto vediamo un'altra cosa. Come dicevo prima, ciò che vince sono i grandi collettivi, le grandi organizzazioni, la capacità di costruire insieme. Ecco, noi siamo quella generazione che ha cominciato a fare politica mentre al governo c'era un uomo di nome Silvio Berlusconi, che aveva un partito personale e provava a governare l'Italia come qualcosa di personale. Ecco, l'idea che ci siano altri movimenti che facciano capo semplicemente ad un capo, che non abbiano questa dimensione anche di prospettiva, di futuro, ma vivano semplicemente della protesta e del dire vadano tutti a casa, noi abbiamo un'idea diversa, poiché il futuro noi è lì che passeremo il resto della nostra vita, proviamo a costruirlo realmente e non semplicemente sbandierando qualche bandiera, talvolta che può colpire alla pancia, ma che certamente non costruisce le basi per nulla. Antonella, se il Partito Democratico dovesse vincere le elezioni, qual è la prima azione, diciamo, che vi aspettate dall'ipotetico futuro governo? Allora, innanzitutto, vabbè, così come Bersani ha già detto, al primo Consiglio dei Ministri si porterà l'attenzione su un tema fondamentale, che è quello appunto dei nuovi italiani, che per noi è stata anche, diciamo, la prima battaglia che abbiamo fatto come organizzazione alla nostra nascita. E poi ovviamente ci aspettiamo politiche per la scuola, politiche per la formazione, quindi università. Non possiamo continuare ad avere un'università che è la più
costosa di tutta Europa, quindi politiche per l'università e soprattutto lavoro, politiche per il lavoro, politiche per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, ovviamente non solo posti di lavoro ma anche qualità del lavoro, poi la possibilità semplicemente di poter investire su se stessi, accesso al credito. Noi crediamo che un giovane che abbia un'idea, che sia imprenditoriale, abbia il diritto e lo Stato, le banche hanno il dovere di sostenere quell'idea. Noi crediamo che solo dando opportunità reali e minando quelle disuguaglianze e quelle differenze che ci sono alla base, noi possiamo costruire un'Italia migliore. Questo ci aspettiamo, più attenzione per i giovani, ma soprattutto più attenzione per quelle riforme importanti che servono a togliere, a sradicare quelle cancrene e quelle corporazioni che tanto hanno fatto male all'Italia e che oggi ci consegnano il quadro di un paese in cui l'immobilismo sociale è il più alto di tutta Europa. Noi ci aspettiamo questo, siamo convinti che una vittoria forte del Partito Democratico, soprattutto una vittoria indipendente che darà l'autonomia al Partito Democratico per fare quelle riforme che servono, ci possano davvero cambiare le sorti. Antonella, in ultima battuta, un appello ai ragazzi disillusi che ancora magari forse sono lontani dall'andare a votare, e quindi una ragione per la quale si può votare il Partito Democratico in Campania. Si può votare il Partito Democratico in Campania perché sta dimostrando di fare ciò che dice. Votare il Partito Democratico oggi vuol dire votare per una prospettiva di cambiamento di questo paese. Votare il Partito Democratico vuol dire votare tanti uomini, tante donne, tanti ragazzi che credono in quest'idea, che mettono al centro il tema del lavoro, della moralità, della solidarietà, e soprattutto votare un partito che, se non è bravissimo con la comunicazione, però ha detto e ha utilizzato come slogan una cosa molto semplice: l'Italia giusta. L'Italia giusta è l'Italia in cui tutti possono avere il diritto di ambire e costruire pensare e costruire il proprio futuro. Questo è il voto al Partito Democratico. Non andare a votare oggi vuol dire non fare quella rivoluzione che nei paesi democratici si fa con la matita. Andare a votare il Partito Democratico vuol dire costruire questa Italia, vuol dire costruirla insieme e vuol dire assumersi la responsabilità di sapere che le cose non cambiano dalla sera alla mattina, ma che solo mettendo al centro delle fondamenta sane che noi possiamo garantire un futuro per noi e per chi verrà dopo di noi.